Oggi chissà cosa accadrà, dove si andrà, chi ci sarà. Con l'allegria e fantasia, Kit e Kate sono qua. Forza amicetti Simba! Hocus Pocus. A che cosa vuoi giocare oggi, Kate? Non lo so, entriamo nella scatola. Guarda, Kit, due cappelli e due mantelli. Oggi faremo i prestigiatori. Sì, e ci esibiremo nello spettacolo Hocus Pocus. Forza amicetti, si va! Kit e Kate uscirono dalla scatola e si precipitarono subito a teatro per il grande show. Wow, guarda chi si esibirà con noi, Kate. Oh, sono davvero bravissimi loro. Ma noi siamo meglio, aspetta che arrivi il nostro turno e vedrai. È chiusa! Ehi, apriteci, siamo qui per lo spettacolo. Buongiorno, cosa vi serve? Siamo due prestigiatori. Vogliamo entrare ed esibirci con i nostri trucchi di magia. Bene, perché serve giusto un qualcosa di magico per aprire questa porta. Sarà un gioco d'amicetti. Noi conosciamo un sacco di trucchetti. E ora farò scomparire nel nulla questa ciambella. È pronto? Davvero notevole, sì. Ma non è questa la cosa magica di cui stavo parlando, temo. Oh, peccato. Era davvero un bel trucco. Forse quel signore vorrebbe vederci fare un trucco insieme. Sì, ma certo! Oh, tu guarda che sorpresa. Resterà a bocca aperta. Vola, piccola micetta. Ora vola! Davvero molto notevole! Ma non è questa la cosa magica di cui stavo parlando? Oh? Kit e Kate si stavano chiedendo: di che tipo di magia starà mai parlando quella guardia? So cosa ci vuole! La polvere magica, no? Certo! Quella sì che lo subirà! Apriti il sesamo! Potevamo pensarci prima, vero? Tutti. Lo spettacolo è finito! Troppo tardi! Finito? Ma non è giusto! Ci siamo anche messi il mantello addosso! E abbiamo fatto vedere i nostri trucchi di magia migliore! E nonostante questo non ha voluto aprirci la porta! E ci siamo persi lo spettacolo! Ma poi si avvicinò un misterioso straniero. Cosa sono quei musi lunghi, micetti? La guardia non ci ha fatto partecipare allo spettacolo! E come mai? Non lo sappiamo, ci ha detto che dovevamo fare qualcosa di magico. Così abbiamo fatto vedere i nostri trucchi migliori. Abbiamo anche usato la polvere magica. Non è che la guardia si riferiva a qualcos'altro di magico? Ma certo, Kit, come abbiamo fatto a non pensarci? Le parole magiche, ovvio. Vuoi dire Hocus Pocus? No, sciocchino. Abracadabra? No. Shazam? Apriti sesamo? No. Sto scherzando, Kate. Ho capito! Grazie per favore sono le parole magiche più potenti che esistano! Giusto! Grazie, mamma! Ehi! Come avete fatto a riconoscermi? Forza, Kate! Proviamoci di nuovo! Sì! Ma stavolta useremo il giusto tipo di magia per farci aprire quella porta! Abbiamo imparato e torniamo al passato! Kit e Kate ricominciarono da capo la loro magica avventura. Questa volta, quando arrivarono all'ingresso... Buongiorno! Cosa vi serve? Siamo due prestigiatori! Vorremmo tanto entrare e partecipare allo spettacolo! Ci potrebbe aprire la porta? Per favore! E vai! Mi scusi tanto, ma non riusciamo a passare! Devi usare l'altra parolina magica! La ringrazio per averci aperto la porta! Non c'è di che! Adesso sbrigatevi! Tocca a voi! E adesso? Il momento che tutti voi stavate aspettando! Oh, ti prego, fa che funzioni! Ta-da! Vi ringrazio! Grazie! Grazie a tutti! Grazie! E così, pronunciando le parole magiche giuste, Kit e Kate aprirono le porte ad una giornata davvero magica!